Mentre il dibattito sul lanciare o no l'atomica comincia a svilupparsi, e ne parleremo tra poco, i preparativi tecnici vanno avanti e si organizza il suo trasporto nella base americana del Pacifico, la base dalla quale partiranno i bombardieri. È l'isola di Tinian, nell'arcipelago delle Marianne. Già, ma come inviarla in sicurezza questa bomba? Smontandola. L'involucro di metallo e i circuiti, più parte dell'altro materiale, verranno mandati per via aerea. Il cuore della bomba, invece, cioè la carica di uranio 235, viene racchiusa in un cilindro di piombo di 60 cm di lunghezza e 45 di diametro. Il tutto viene imbarcato sull'incrociatore Indianapolis. E questo viaggio è legato a un terribile dramma, poco noto, che provocò la morte di centinaia di uomini, divorati dagli squali. L'Indianapolis partì da San Francisco il 15 luglio 1945. Era una nave maestosa, l'ammiraglia della Quinta Flotta, ed era stata scelta per un'operazione segreta. Prima di salpare, il comandante aveva detto ai suoi uomini: «Non posso spiegarvi qual è la nostra missione, ma ogni ora che risparmieremo accorcerà di altrettanto la guerra». Per portare a termine il proprio compito, la nave percorse le 5.000 miglia da San Francisco fino all'isola di Tinian in appena 10 giorni, un tempo record per l'epoca. Durante la lunga navigazione venne avvistata da un sottomarino giapponese, che però non si rese conto dell'incredibile occasione che aveva davanti e comunque non riuscì ad affondarla. Nel viaggio di ritorno però l'imbarcazione venne inquadrata dal periscopio del sommergibile giapponese I-58, armato con 19 siluri e 6 kaiten, dei mini sommergibili guidati da piloti suicidi. L'Indianapolis non aveva scorta, le era stato detto che la rotta era sicura e contro un simile nemico non aveva speranze. 6 siluri partirono contro la nave, che venne colpita. Poi il capitano del sommergibile ordinò di ricaricare i tubi di lancio e si preparò a fare nuovamente fuoco, ma non ce ne fu bisogno. La gigantesca ammiraglia era già affondata con incredibile rapidità. L'affondamento dell'Indianapolis fu così rapido che l'equipaggio non fece neppure in tempo a calare le scialuppe. Più di 300 uomini colarono a picco con la nave. Gli altri rimasero ad attendere i soccorsi, i più fortunati aggrappati a zattere di fortuna. Il mare era infestato dagli squali. I feriti e gli ustionati furono i primi a morire, poi, uno per volta, molti altri. Per gli squali fu un banchetto che si protrasse per giorni. Una mattanza. I marinai venivano mangiati vivi in mezzo a schizzi improvvisi e nuvole di sangue in acqua. I soccorsi arrivarono solo la mattina del venerdì, 107 terribili ore dopo l'affondamento. Dei 1.196 uomini dell'Indianapolis ne furono tratti in salvo 316. Dopo la guerra si scatenarono polemiche violentissime. Per una serie di incredibili trascuratezze, l'SOS lanciato dalla nave non era stato raccolto e inoltre per giorni nessuno si era preoccupato del fatto che la nave non fosse arrivata in porto. Eppure, ad essere condannato per negligenza fu il capitano della nave, Charles Butler McVeigh III, un ufficiale pluridecorato e con 26 anni di servizio alle spalle.